Presidente, il senso del nostro intervento è il sostegno ad ANCE sia in materia di semplificazione delle normative. Ricordo la nostra legge sulla semplificazione e anche la legge sui seminterrati appena approvati, che da una parte velocizza le norme, dall'altra toglie le imposte locali già criticate durante questa assemblea, perlomeno quelle che riguardano interventi di minima entità, questo per snellire. Dall'altra ricordo che noi abbiamo fatto una scelta di bilancio estremamente importante. Ricordiamo che fare i bilanci anche delle regioni non è facile, potrebbe essere relativamente più facile dopo il 22 ottobre, noi ce lo auguriamo, perché ci piacerebbe assomigliare ai cittadini del Trentino Alto Adige in questo. E dicevo, noi abbiamo rinunciato a parte delle spese correnti per spese di investimento. Questo significa in quest'anno 280 milioni di euro che riversiamo tra investimenti sulle scuole di ristrutturazione, 100 milioni in campo sanitario, quindi 280 milioni di euro che aiutano il volano dell'economia soprattutto nei momenti di crisi. Questo è quello che dovrebbero fare le pubbliche amministrazioni. In questo prosegue il colloquio con ANCE e stiamo appuntando misure inerenti all'housing sociale, dei finanziamenti importanti attraverso bandi ma attraverso anche collaborazioni pubblico-privato a completamento della strategia della nuova legge sui servizi abitativi, che prevede sia l'intervento in campo pubblico ma anche quell'intervento in quella zona tra privato e pubblico che oggi trova la richiesta da parte di molti cittadini.